Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Allora, per il nostro titolo di oggi, naturalmente l'argomento del dibattito, abbiamo fatto una fusione tra il titolo di un pezzo di Giuliano Ferrara di oggi sul Foglio, che è il bivio del CAV, ascoltare l'istinto politico, quello che dicono gli avvocati, e uno di un pezzo invece di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera che parla di tramonto o apocalisse. Come avrete capito, parliamo ancora una volta di Berlusconi perché tutto gira intorno alla sua decisione, alla sua indecisione, appunto tra apocalisse, vedremo in quale senso, o tramonto, o tra la ragione e il sentimento, potremmo dire, o l'istinto politico, è quello che dice appunto Ferrara e la versione dei suoi avvocati. Di questo parliamo e naturalmente di tutto quello che c'è intorno, ovvero quale politica sta facendo, quale strategia ha messo in campo Enrico Letta, per esempio, quale sarà l'esito dello scontro sull'IMU, se è una battaglia e sono toni alti soltanto con scopo negoziale per poi arrivare effettivamente a un accordo in questo decisivo Consiglio dei Ministri di mercoledì. Di tutto questo parliamo con i nostri ospiti di oggi, ve li presento subito. Sono Mario Lavia, che è il vice direttore di Europa, buongiorno. Franco Bechis di Libero, buongiorno. Emilia Patta del Sole 24 Ore, Buongiorno. buongiorno. Salvatore Merlo del Foglio Buongiorno. e Federico Garimberti dell'agenzia ANSA, che è il chigista, si dice in gergo, cioè quello che segue passo passo i premier, chiunque ci sia a Palazzo Chigi. Adesso c'è Enrico Letta, quindi è il nostro esperto di pensiero di Enrico Letta in questo momento. Allora, io però andrei subito da Bechis, perché mi sembrano abbastanza significativa questa descrizione di Berlusconi di fronte a una specie di tutto o niente. Condividi queste due Beh, analisi insomma, è che un mesetto vengono? che stiamo andando avanti È un con mesetto. un Berlusconi tormentato dal tutto o niente. Però La forse siamo cosa arrivati sempre più, parte sempre più vicini alle a 15 scadenze. ottobre e al 9 settembre che sarebbe, ma il 9 settembre non è manco una scadenza 9 settembre, reale, diciamolo, perché è la giunta, è la sì, prima però riunione della non è giunta una del scadenza, Senato. appunto, è la prima riunione, poi il relatore dovrà fare la sua proposta, probabilmente farà una proposta che non viene condivisa dalla maggioranza della Commissione, questo comunque in ogni caso allungherà un po' i tempi, non è una deadline, come si dice, quella del 9 di settembre. Secondo me l'ostacolo vero che c'è questa settimana è quello di mercoledì del Consiglio dei Ministri sull'IMU, perché è certo che in questa situazione può anche essere un pretesto, ma di per sé è la ragione per cui il PDL ha accettato di fare un governo con il PD, è uno dei patti pre-nascita di questo governo. Se non viene rispettato, diciamo, danno l'occasione d'oro per far cadere il governo. E secondo me questo avviene se non viene rispettato. Non credo che non venga rispettato, perché anche se il PD ha qualche mal di pancia in proposito, questo argomento è piuttosto chiaro invece a Enrico Letta, anche perché è lui che ha fatto i patti con cui ha dato via il suo governo, quindi Però io l'ipotesi è ti che pongo subito la subordinata. Se invece l'IMU viene fatta nel modo in cui la chiede l'abolizione dell'IMU, nel modo in cui la chiede il PDL, questo significa che qualunque cosa succeda in giunta per il PDL sarebbe no, difficile significa strappare. che non si strappa questa settimana e che diventa più difficile strappare, perché quello era un argomento politico che riguarda la vita di tutti. Il resto è un po' più complicato, perché è evidente che uno può dire la questione Berlusconi è una questione di libertà, ma dopo 2 anni come quelli che hanno passato gli italiani, diciamo, la libertà di Berlusconi viene un po' in secondo piano rispetto al portafoglio di ciascuno. E quindi, certo, è più complicato se non esiste un tema di quel tipo. Non credo che Letta, a meno che, diciamo, nel suo partito le pressioni siano così alte e diventi così complicata la via, perché qui sono due le storie che sono complicate. Non è che le vicende al di là delle dichiarazioni interne al Partito Democratico rendano così facile la navigazione di questo governo, perché anche là le tensioni per affrettarne la crisi ci sono. A me sembra che un po' l'orizzonte, in ogni caso, stia discutendo tra chi vuol far cadere il governo subito e votare in ottobre e chi pensa comunque che entro febbraio-marzo a un voto bisognerà pure andare, anche perché esiste un problema evidente a tutti, che è quello di Renzi, che deve decidere se candidarsi o no sindaco di Firenze, che cosa fare
nella vita, e in ogni caso c'è anche un orizzonte che è inevitabilmente ristretto per un governo come quello messo in piedi. Il tuo pronostico è che non si arrivi al secondo me alla fine del semestre veramente europeo. Il tema è se il semestre europeo tanto inizia a giugno, quindi il mio pronostico è che si voti prima per avere un governo che sia in carica nel semestre europeo. Il semestre europeo a guida italiana, certo, ovviamente inizia a giugno, e quindi in ogni caso entro la prossima primavera si andrà a un voto e si scioglierà un'alleanza che comunque è naturale. Possiamo dire c'è l'emergenza, ma una volta che uno ha fatto le due o tre cose d'emergenza, questo non è un governo che ha orizzonti di legislatura. Abbiamo già visto che su quello Monti è complicata, l'unione tra, giustamente complicata, tra due partiti che hanno idee di organizzazione della società, soluzioni per l'economia totalmente diverse. Mettere insieme le idee, diciamo rinunciando un pezzo l'uno all'altra, si fa sempre pastrocchio. Uno può avere una tesi che fallisce o che funziona, ma metterne un pezzo dell'una e un pezzo dell'altra insieme per dire facciamo una ricetta a Macedonia va sicuro verso il fallimento, e quindi non può durare tanto. Allora, Salvatore Merlo, anche secondo te il percorso è questo è il nodo, o il Berlusconi che cosa, come si sta ponendo, che cosa deciderà? Io non credo che Berlusconi abbia deciso ancora nulla, e penso che la prova di ciò sia nel tramestio che agita apparentemente il PDL, in questa divisione alla quale ormai siamo, diciamo così, schematicamente abituati tra falchi e colombe. Il momento in cui Berlusconi decide davvero qualcosa, non esistono più correnti di pensiero nel PDL, ma è un partito che notoriamente funziona per centralismo carismatico. Berlusconi decide e gli altri si adeguano. Il Cavaliere non ha scelto, non sa bene ancora che fare, è alla ricerca senza fine di un lieto fine, ed è una ricerca tormentosa che lo comporta. È un tormento vero, e quello a cui abbiamo assistito l'altro giorno, la riunione di Arcore, è stato questo, cioè è stata una celebrazione del capo da parte della sua corte, ma anche una presa di coscienza, poi alla fine da parte di tutti, che c'è forse poco da fare. Ciascuno dei suoi deputati, senatori, avvocati, ministri porta in dono al Cavaliere una soluzione possibile. Un giorno è la grazia, un altro è l'amnistia, però poi ogni volta c'è anche la commutazione. Commutazione, e quella è un'ipotesi che sta eventualmente al capo dello Stato. C'è l'ipotesi di rivedere la legge Severino, ma sono tutte proposte che sempre di più appaiono involute persino alle orecchie dell'ex Presidente del Consiglio, del Cavaliere. Ecco, si trova in una condizione nella quale ha l'impressione di non avere una via d'uscita per quanto riguarda i suoi problemi giudiziari e la cosiddetta agibilità politica che gli sta per venire a mancare. Contemporaneamente è impossibilitato a muoversi anche per quanto riguarda i rapporti con il governo e la stranissima maggioranza, cioè i sondaggi, le sensazioni, i consigli che gli danno la famiglia, Fedele Confalonieri, l'azienda, puntano il dito su una questione: il governo serve all'Italia, serve a puntellare una condizione economica molto complicata. Bekis prima faceva riferimento alle due o tre cose di emergenza da fare, bisogna farle, e queste due o tre cose purtroppo non sono l'IMU. L'IMU è una bandiera elettorale, e certo una tassa che a tutti i proprietari di casa fa piacere non pagare, ma bisogna dirselo chiaro, non è la soluzione dei problemi economici dell'Italia. L'Italia avrebbe bisogno di ben altro, di liberalizzazioni, di un coraggioso piano di sburocratizzazione, cioè ci sono tantissime cose da fare. L'IMU non rientra nel core business della salvezza nazionale. Ecco. Il punto è se l'IMU, lo chiedo a Emilia Patta, effettivamente, come diceva
Bekis può essere però la salvezza, almeno per un po', di questa fase, la salvezza veramente del governo. Cioè, se cedendo su questo, perché comunque di un cedimento si tratterebbe rispetto alle posizioni di partenza del Partito Democratico, se questo è la possibilità per il governo Letta di proseguire. Sicuramente la quadra sull'IMU di mercoledì può far prendere un po' di tempo, ecco, questo sì. A mio avviso verrà trovata e un accordo in tal senso. Spunteranno le risorse? Spunteranno le risorse, questo è un po' più difficile da dire, cioè si congelerà la rata di dicembre e poi c'è questa rimodulazione di tutta la tassa sulla prima casa che viene affidata alla service tax, poi da definire con la legge di stabilità. Quindi in un certo senso si rimanderà un pochino il problema, insomma. Il punto è, per abolirla completamente non ci sono i fondi. Il punto è dove mettere l'asticella delle case esenti. Se vengono esentate solamente le case di lusso, insomma, anche il PDL potrebbe accettare e far passare questo compromesso come una sostanziale abolizione per tutti, potrebbe per la gente normale. Potrebbe accettare il 70-80% che diceva Delrio, no, contro il 70, quale si era scagliato. No, sarebbe 90. È un tema diverso, nel senso che le case di lusso sono definite catastalmente e sono già escluse dalla qualsiasi discorso sull'IMU, perché hanno già pagato la prima rata a giugno. Sono tre categorie catastali, che sono le ville, i castelli, i palazzi e la villetta, credo. Che hanno pagato. Che non sono state escluse dal pagamento della prima rata, quindi hanno pagato a giugno. Non erano state escluse nemmeno nel 2008. Il resto, case di lusso, è complicato dirlo, perché non avendo una... Perché devi fissare il valore, però non è stata fatta la riforma del catasto. Oggi abbiamo una mappa catastale con i valori catastali e le rendite che non dice la realtà. Per cui probabilmente si paga di più in una casa povera a Roma che in una casa di lusso reale in una provincia italiana. Questo ovviamente rende difficilissimo dire qual è la casa di lusso, escluse le categorie che già dicono questa è una casa di lusso. Se non si fa la riforma del catasto, e questo comunque sarà scritto, e peraltro c'è anche una decisione parlamentare, perché la sesta commissione del Senato ha fatto un'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili e ha chiesto al governo di procedere in questo modo. E quindi io credo che non ci sia materia per fare quello che si dice nella propaganda giornaliera, perché si farebbe comunque un'ingiustizia. Allora, o lì ci sono... si fa in base alle risorse, e allora si dice la tassa rimane, concediamo delle detrazioni tali per cui l'80% o il 70% di quelli che oggi pagano la tassa sulla casa non la paga più, perché detraendo esattamente la stessa cifra che dovrebbe pagare, oppure, è evidente che va a zero, oppure si fa l'abolizione tout court. Quindi questa è così, Emilia Patta? Sì, è così, ma in discussione anche la possibilità di allargare la platea dei paganti, magari è vero che bisogna stendere la riforma del catasto, però sulla base della metratura, queste sono varie ipotesi, insomma. Serve anche per il Partito Democratico? Così. Sì, vedremo. Cioè, il problema è che per abolire il tutto occorrono quasi 4 miliardi e mezzo. Questi 4 miliardi e mezzo non ci sono. Saccomanni ne ha trovati 3 e mezzo. E quindi, cioè, con quel miliardo il PD, come ha ricordato ieri Fassina, vorrebbe rifinanziare la cassa integrazione, risolvere il problema degli esodati. Quindi, insomma, la coperta è strettina. Posso fare una precisione anche su questo? No, perché è importante. Non è così, perché escluse le quelli che hanno già pagato la tassa, quindi quelle cosiddette abitazioni di lusso, sono circa 3 miliardi e 7 la copertura che serve. La copertura che serve c'è. Il tema è che non c'è per abolirla strutturalmente, ma per farlo quest'anno sostanzialmente non è complicato arrivarci, perché c'è una differenza veramente piccola. In più, con la service tax che inizierebbe il primo di gennaio, di fatto poi si andrebbe a pagare tutti, anche quelli che non pagano l'IMU, cioè gli inquilini, una sorta di tassa di servizio appunto sull'abitazione, che farebbe entrare risorse
che in qualche modo andrebbero a compensare anche se entrano. Quindi Fassina resiste per una ragione politica e questo è arrivo così a Mario Lavia, cioè anche questo discorso dell'IMU è un problema per il PD anche nel caso in cui il governo cedesse, diciamo così, alle richieste di Brunetta? No, guarda, io penso che la questione dell'IMU sia una di quelle questioni difficili, ma in un quadro politico normale è una di quelle questioni che si risolvono. Cioè, è una questione complicata, però insomma le questioni economiche, quando c'è la volontà politica un accordo si trova. Il punto vero è che il clima politico è deteriorato, per usare una parola blanda, il clima politico è a pezzi, è assolutamente sbrindellato per la sentenza di condanna a 4 anni. Cioè dal 1 agosto che l'Italia è entrata in una situazione di pre-crisi e il punto su cui cade il governo, può cadere molto probabilmente il governo, è questo, cioè è il punto che riguarda la sentenza su Silvio Berlusconi, non è l'IMU. Però Becchis faceva questo ragionamento, se sull'IMU in realtà c'è l'IMU una... diventerà l'occasione per dire per non hai rispettato i patti, no, tu se vuoi se far non li assolutamente però. È un accidente, come direbbero i tomisti. Cioè è un fatto, è la buccia di banana su cui si scivola, ma non però è quello il problema, lo so, ma secondo me. Facevamo già la subordinata, cioè se sull'IMU invece si ricompone tutto, allora cioè se si trova un equilibrio sull'IMU, perché guarda, il PDL dice che va bene la decisione del governo. No, anche se ci fosse un accordo sull'IMU, io penso che i rapporti politici, questa è la mia opinione, ma credo che sia anche per un dato di analisi, penso che i rapporti politici siano talmente deteriorati che anche se ci fosse un accordo sull'IMU, comunque bisognerebbe andare ad una ridefinizione del quadro. Comunque si andrebbe incontro ad una crisi politica, che non vuol dire la crisi del governo Letta domani. Probabilmente in quel caso Letta potrebbe ancora durare qualche mese, ma è all'ordine del giorno il problema di una ridefinizione dei rapporti politici in Italia. Questo avviene a novembre, a dicembre, a gennaio, a febbraio, a marzo. Su questo anche Becchis lo diceva, aveva ragione. Secondo me prima dell'estate bisogna comunque avere un altro quadro politico, un altro Parlamento. È quello, secondo te, Federico Garimberti, che Letta si aspetta? Cioè che ci sia effettivamente una... Perché abbiamo sempre visto, Letta è ottimista, l'ho detto anche ieri dall'Afghanistan, però pensi che sotto sotto si faccia strada anche dentro il governo, a Palazzo Chigi, nella sua mente... che coprire tutto il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. Ma quello è l'obiettivo, l'intenzione, l'auspicio, poi che ci riesca o meno è difficile dirlo. Sull'IMU io direi una cosa un po' diversa da quella che è stata detta finora. È vero anche paradossalmente il contrario. Se si trova un accordo, Silvio Berlusconi potrebbe avere l'interesse a strappare per andare all'incasso elettorale. Cioè l'IMU è la grande bandiera di Berlusconi, di questo governo. L'ha sempre detto, abbiamo fatto questo governo, l'abbiamo voluto fortemente per l'IMU. Dovesse chiudere la partita, potrebbe anche andare all'incasso elettorale. Ed è una delle ragioni per cui nel governo si inizia a sussurrare una cosa che tutti sanno, cioè che l'IMU non sarà risolta adesso, sarà risolta in due fasi, in due tappe, proprio per garantirsi una piccola salvaguardia, oltre che per le difficoltà tecniche a trovare una soluzione. Per quanto riguarda Berlusconi è difficile dire esattamente cosa abbia in testa, il quadro che ha tracciato Salvatore Merlo direi che è molto esaustivo. C'è una soluzione che iniziano a prospettargli in tanti e che secondo me alla fine, se Berlusconi, come ha sempre fatto in questi ultimi 20 anni, farà prevalere la ragione sulla pancia, perché per ora sta ragionando di pancia, però nelle grandi decisioni strategiche e politiche lui ha sempre ragionato calcolando bene tutte le mosse, mai reagendo emotivamente, anche quando faceva finta di reagire di pancia. Io credo che il passo laterale, cioè l'idea di fare un po' quello che sta facendo Grillo, cioè uscire dal Parlamento e continuare ad essere il leader del centrodestra, sia la sua unica soluzione. Ti so devo fermare per la pubblicità, ma poi ne riparliamo subito dopo, fra poco. Allora, di nuovo in onda, Federico Garimberti, ti avevamo interrotto per la pubblicità, ma... Stavo solo dicendo che molto dipenderà dai sondaggi che Berlusconi ha commissionato, parte dei quali in realtà sono già sul tavolo di Palazzo Chigi, perché si avvalgono anche loro di Alessandra Ghisleri, che è la sondaggista di riferimento di Berlusconi. Il dato interessante, su cui conta molto Letta,
oltre che evidentemente sui rapporti con lo zio, che evidentemente qualcosa gli dirà, e che determinano un po' l'ottimismo, comunque la speranza che ancora la situazione possa reggere, è appunto il fatto che 2/3 degli elettori di centrodestra non vogliono andare al voto, se non altro non prima di aver risolto i nodi che stanno più a cuore a quell'elettorato, in particolare l'IMU oltre che l'IVA. Quindi tutte ragioni per cui a Palazzo Chigi si respira una sensazione di che qualcosa ancora può che il quadro può ancora reggere. Allora, veniamo al... A me non mi risulta affatto questo. Ti risultano altri sondaggi? È più informato di me. No, no, sul clima. A me non mi sembra che sia proprio questo. Anche perché io penso che Ricoletta non sia una persona che abbia intenzione di farsi logorare, di farsi menare per il naso per molto tempo. Già abbiamo visto Enrico Letta e anche Dario Franceschini assumere una posizione molto rigida rispetto... Esatto. Alla votazione che si dovrà tenere in giunta rispetto proprio a tutta la trattativa con Berlusconi. Non dico che non abbiano toni duri o meno, dico semplicemente sono convinti che Berlusconi alla fine non strapperà questo. Questo tu pensi che effettivamente sono convinti che loro alla fine non strapperà. Questa è la loro convinzione. Allora, parlavamo di questo dilemma tramonto o apocalisse. Vado a leggere un pezzo dell'editoriale di Ernesto Gari della Loggia del Corriere. Allora, scrive Gari della Loggia: Berlusconi ha verosimilmente una sola via possibile per restare davvero al centro della vita politica italiana, ma è una via che ha le tinte cupe dell'apocalisse. Andare ai domiciliari, far saltare il governo, puntare al più presto alle elezioni anticipate con l'attuale legge elettorale e vincerle. Naturalmente all'insegna del tutto o niente. Il tutto o niente può sedurre la psicologia del giocatore, ma anche può condurre lo stesso alla rovina totale. Oppure il tramonto, e con esso la domanda inevitabile: che effetto avrebbe la scomparsa del sole sulle sorti del PDL? L'effetto potrebbe essere la sua virtuale dissoluzione, scrive Gari della Loggia. Ferrara, dall'altra parte, invece dice: l'istinto politico gli avvocati, e la divide così con un'analisi di quello che hanno fatto gli avvocati fino adesso. Allora, ecco il problema degli avvocati. Ce ne sono stati tanti e diversi, da Contestabile a Pecorella, da Ghedini a Coppi, avvocati politicizzati per una difesa del processo come tutela dalla persecuzione legale, che irritavano le cupole castali del diritto corporativamente offese, avvocati tecnici che i giudici non stavano manco a sentire. Ma comunque, moderata o falca, la voce dell'avvocato ha cominciato a primeggiare per obbligo ed errore nell'entourage di Berlusconi. Entro certi limiti, gli avvocati sono serviti a tenere aperta la strada della politica, delle elezioni, della protezione di un'esperienza pubblica e di governo. Onore a loro, ma entro certi limiti, perché poi, alla resa dei conti, la miglior difesa possibile era quella politica. E adesso, dice Ferrara ancora, rovescio il tavolo. Il dilemma è questo: rovescio il tavolo perché mi prospettano la galera e ulteriori persecuzioni delle procure in aggiunta al vulnus della sentenza Esposito, oppure faccio pesare la mia indispensabilità e rilancio, secondo l'ipotesi Pannella, una battaglia generale. Questo è l'altro tipo di dilemma. Allora, Salvatore Merlo, volevo chiederti di spiegare meglio, di vedere se ti riconosci in queste... Sono due coppie poi diverse in realtà di dilemmi. Io mi riconosco nel mio direttore. Nel direttore, naturalmente, sì. Stava a Sandir. Non era una domanda per mettere in imbarazzo Salvatore Merlo, no. Anche perché... cosa devo fare? Insomma, Berlusconi deve decidere se comportarsi da statista o da imputato. Molto a lungo nella sua ventennale carriera politica si è comportato da imputato. E strappare sarebbe da imputato, oltre che probabilmente, diciamo, un gesto inconsulto. È interessante quello che diceva prima Garimberti, Fedele Confalonieri, amico, suonavano insieme in un'orchestrina, poi è diventato il presidente di Mediaset ed è, diciamo, uno dei suoi amici più veri, intimi, l'uomo di cui si fida di più probabilmente, a cui ha affidato l'azienda e la tutela dei figli, che adesso sono grandi e si gestiscono da soli, ma molto a lungo è stato, diciamo, il padrino di Marina, di Pier Silvio. Fedele Confalonieri gli dice: stai calmo, stai nella logica del Presidente della Repubblica, nella logica delle larghe intese, sei legittimato all'interno di questo sistema e all'interno della grande coalizione che tu puoi continuare a muovere tutte le leve. Se stai fuori, sei fuori.
l'azienda ne ha bisogno. Il titolo Mediaset, ricordava Galimberti, non so se quando le telecamere erano accese o sì, no, confondo, no, era durante la pausa pubblicitaria che parlavate pubblicitaria, diceva, il titolo Mediaset ha recuperato parecchi punti da quando esiste la grande coalizione. Guarda caso poi è quello che gli dice anche Ennio Doris, un altro dei suoi amici, soci d'affari storici, il banchiere, il signore della pubblicità di Mediolanum, no? Quello con la banca intorno. Lo stesso oggi, se non sbaglio, anche Carlo Rossella sul Corriere della Sera in un'intervista dove lui all'inizio si schermisce un po', ma poi in realtà lo dice e fa anche capire che Berlusconi non è un, come dire, non agisce mai d'impeto, è uno che sulle cose ragiona. Però è vero anche, scusami Salvatore se ti interrompo solo un attimo, è vero anche che non sempre segue i consigli di questi amici. No, è vero. Perché proprio erano gli stessi che gli consigliavano di non scendere in politica nel 94 e lui decise per conto suo. Quindi... Certo. Scusami. Beh, però ebbe ragione in quel caso nel 94. Assolutamente. Forse in quel caso ebbe ragione, ma in questo specifica, nella contingenza adesso, è interessante anche osservare un po' questo microcosmo batterico che si muove intorno al Cavaliere, Daniela Santanchè, Denis Verdini, Daniele Capezzone, in misura minore ovviamente, Daniele Capezzone, gli consigliano, diciamo, agitano tutti i venti di guerra, gli spadoni, le trombe, eccetera. Contemporaneamente, allo stesso tavolo l'altro giorno ad Arcore c'erano Fabrizio Cicchitto, Angelino Alfano, che sostenevano un'altra posizione. La famiglia e l'azienda, gli affetti e il denaro, il portafoglio sono appartengono e sono legati, compreso Gianni Letta, zio del Presidente del Consiglio e gran visir del berlusconismo, e anche lui schierato con le cosiddette colombe. Questo concerto apparentemente distonico è la prova che Berlusconi non solo non ha deciso di rompere, ma che probabilmente non ha in realtà nessuna intenzione di rompere. Siamo in una fase Scusate, gli sono state attribuite dai colleghi, dai giornali, delle frasi terribili. Nella sua storia ne ha detto. Ma quelle sono cose che lui sai. Vabbè, però quello non vale solamente in retroscena. Non sono state smentite. Cose pesanti contro Napolitano, contro Letta, contro. Poi arriviamo al punto su Napolitano perché è importante, e nei retroscena per l'appunto di oggi vengono attribuite forme di pressione ancora più forti di quelle che abbiamo conosciuto fin qui. E poi ci arriviamo. Però mi sembrava. Il quadro. Non è come quello si che fa Salvatore. Dire c'è uno è più protetto dentro un altro. Lo vogliono fuori allora... i suoi alleati politici con una decisione politica, perché su questo non è che possiamo stare a discutere. È una decisione politica quella che si prende dentro la giunta per le elezioni. Si può discutere anche. No, non si può discutere perché è una decisione politica che da sempre è decisione politica. Che per la prima volta viene affrontata. La prima volta viene affrontata perché gli altri si dimettevano, però No. Tutti gli altri casi sono arrivati, risolti, sì. No, non sono tutti dimessi. Si sono risolti o con le dimissioni o con l'affronto della questione quando ormai le cose erano finite. Questo sarebbe il primo caso in cui in giunta si va. Però tutto io un momento questo, vorrei. Dopo molti, molti mesi dalla condanna, sia le dimissioni, sia. Quindi questa fretta con cui si va è una decisione politica presa da quelli che dice no, stai al riparo. Con i tuoi alleati, non sono alleati quelli che ti assassinano, non sono alleati. Allora è evidente. Questo è un altro argomento ancora, però io scusami. Però questo è fondamentale per capire che cosa. No, ma io volevo restare, volevo obiettare un'altra cosa. Scusami tanto, mi sembra. Non è Berlusconi così ingenuo da pensare che il PD possa votare per salvarlo, no? No. Berlusconi è più smaliziato di tutti noi, sa perfettamente come stanno le cose, cioè, sono altri gli interessi che lo guideranno, certo, secondo punto. Me, però magari sbaglio. No, ma lui non è ingenuo, certo. Perché il PD non lo salva? Perché vuole andare alle elezioni.
e scaricargli addosso la responsabilità. Sì, ma voglio dire, siccome il boccino ce l'ha in mano, Berlusconi deciderà sulla base dei suoi interessi, signori, quindi si farà i suoi calcoli. Questo è pacifico, cioè non esiste una vita ecco, del governo. Ecco, però prima io ti interrompo soltanto perché... La questione è se si va a votare a novembre-dicembre o se si va a votare. Però quello che dice Bekis è che anche il Partito Democratico appunto a questo punto vorrebbe votare. Vorrei congelarla ancora per un momento perché... il dilemma, il doppio dilemma, quello di Ferrara e quello di Galli della Loggia, in realtà non dicono esattamente la stessa cosa. O meglio, mi sembra che Galli della Loggia, lo chiedo a Emilia Patta, poi anche naturalmente a tutti gli altri, in realtà dica che soltanto l'Apocalisse in realtà ha la possibilità, nel caso in cui gli vada bene, di garantire un futuro politico comunque a Berlusconi, perché l'altro, cioè l'accettazione, non è come dice Ferrara. Fare poi la battaglia di Pannella, un discorso di carattere generale, ma equivarrebbe a un tramonto, cioè comunque tanto che parla di dissoluzione del PDL, quindi in realtà è un po' un pochino diverso, era questo che... Certo, è così, però cioè io... che stare dentro non è detto che lo salvi, è l'inizio, è una dolce morte, ecco, dice qualcuno. È una dolce morte, però io vorrei ricordare, ora si parla di questo voto della Giunta come no? La questione dirimente, il PD, la scelta politica. Vorrei ricordare che c'è una condanna in via definitiva e che la Corte d'Appello di Milano sta ridefinendo la pena accessoria, che è quella dell'interdizione ai pubblici uffici. Quindi quando arriverà, sarà ottobre, novembre, quando sarà, a quel punto non c'è più da fare un... cioè il Senato deve semplicemente prendere atto, no? Quindi... La Costituzione dice che deve anche votare, in quel caso sì, ma deve votare, ma insomma non si può pensare che il PD voti... Fatto sul caso Frigerio. Sì, ma non è arrivata mai allo scontro. Non è che è arrivato lo scontro, hanno detto no, punto. È rimasto in carica tutta la legislatura. Non è discutibile questo? No, sì. È discutibile, non è discutibile, ma è un precedente. Vabbè, sto dicendo che è accaduto. Non è un buon comunque motivo per di fronte a una sentenza passata in giudicato della magistratura non si può chiedere al PD di farsi carico del problema di Berlusconi salvandolo o votando a favore, perché c'è tutta la storia del PD che va contro questo, insomma, lo stesso Letta. Spesso si parla di Enrico Letta come appunto dell'uomo del dialogo, bipartisan, ma insomma si dimentica che Enrico Letta è uomo del PD, che ha solo 47 anni e che pensa giustamente, se tutto precipita, insomma, o un anno, due anni, quando sarà, di essere in campo come candidato premier del centro-sinistra. Come fa a presentarsi davanti ai propri elettori come... no, colui che ha salvato Berlusconi, quindi anche questa attesa da parte del PDL. Questo non può Berlusconi non saperlo, diciamo. Ma sì, insomma, mi sembra un po' strumentale, ecco, tutto questo. Però strumentale per che cosa, Mario? Cioè che cosa... No, ma secondo me non è strumentale affatto, però. Qui le opinioni sono legittimamente opposte. Cioè, io pure penso che non è che il Parlamento può sostituirsi alla magistratura e non può in alcun modo vanificare una sentenza definitiva. La sentenza definitiva è stata emessa, è stata comminata la pena, e questa pena va... Poi si deve discutere su come verrà organizzata, i servizi sociali, quello che sarà. Però, insomma, non si torna indietro da questo. Sarebbe inaccettabile dal punto di vista del diritto generale se il Parlamento si sostituisse e correggesse una sentenza della magistratura, per cui da questo punto di vista secondo me si tratta la magistratura non ha sentenziato, appunto. Questa è l'unica cosa certa dell'imputato nella quale la magistratura come non ha sentenziato, no, non ha sentenziato, ha rinviato alla Corte d'Appello una decisione sulle pene accessorie, sì, però c'è la legge Severino, è la cosa di un atto politico, sì, ma non è in discussione il fatto che lui sarà interdetto. Ci sono alcuni consiglieri di Berlusconi che gli consigliano, scusate la ripetizione, di non infilarsi proprio in questa dialettica che sta avvenendo. Vabbè, sì. Fuori. E altri che invece ne fanno una questione solo giuridica, quindi anche questo di è di comportarsi da uomo politico e non da imputato. Cioè io ho l'impressione, allora, scusami Salvatore, che non ci siano delle strade. Tanto è vero che tutte le cose che sono state fabbricate, no? La grazia Napolitano, la commutazione della pena, la retroattività della legge Severi, l'incostituzionalità della legge Severi, cioè sono tutte cose che nascono e muoiono nel giro di 24 ore. Perché? Perché non hanno forza, non hanno sostanza, non hanno la possibilità. È questo che caccia Berlusconi e il PDL in un vicolo, nel vicolo cieco in cui si trova. Cioè non c'è una soluzione tecnica
E dal punto di vista politico sarebbe inaccettabile, ripeto, sarebbe un sopruso se il Parlamento sostituisse la magistratura. Che è questa di Pannella, dei radicali, dei Però è una battaglia generale, però non sarebbe tardiva, non è che salva Berlusconi, perché i referendum radicali salvano Berlusconi? Perché Napolitano ha fatto un comunicato, il giudice del tribunale di sorveglianza fa fare a Berlusconi la campagna per il referendum contro i magistrati, ma in che mondo viviamo? Ma chi si dice queste cose? Allora, mettiamo ordine, il giudice Beghis tira in ballo. Si deve intestare, lui starà agli arresti domiciliari e non gli consentirà. Allora, il tribunale di sorveglianza, spieghiamolo, è perché la decisione sulla agibilità politica, nel senso sul poter fare politica una volta recepita la condanna, che la prendeva su Sofri con una certa generosità, ma gli chiedeva ogni volta: posso parlare, dare un'intervista, partecipare a una trasmissione televisiva? Ma dipende dal giudice, la discrezionalità del giudice è decidere se dare o autorizzare o non autorizzare. Però lì c'era appunto Napolitano, nella sua nota faceva capire ma che gli lasciano fare la campagna di Pannella contro i magistrati. Beh, hanno per lasciato il dirigere sulla il giornale giustizia, a Sallusti, non vedo perché non debbano far dirigere un partito a Silvio Berlusconi. Non glielo faranno dirigere, appunto. Dipenderà dal giudice, Franco, non è che lo decidiamo. Quindi tu non credi fanno dirigere fuori dal Senato, gli fanno dirigere quello che vuole, guarda. Basta che sta fuori dal Senato, perché questo è un fatto anche di decenza. Ma questa è una battaglia che va avanti da 20 anni tra magistrati e Berlusconi, mi sembra che si risolva con una Quindi con tu una dici carezza, lui non avrebbe la possibilità di fare questa campagna dall'esterno, che è stata addirittura valutata dai sondaggisti, secondo te non ci credi? No, secondo me no, e infatti quello che non lui pensa di no. Cioè, ora io infatti, ovviamente non voglio esprimere opinioni personali. Berlusconi è più bravo a fare la vittima da sempre. È sempre stato più bravo, quindi questa rigirerebbe questa cosa a suo favore. Se ha diritto di parola. Ma sarebbe difficile è nei fatti, ma sarebbe allora, anche il lancio di una lunghissima campagna elettorale che sono poi se lui scegliesse servizi sociali avrebbe diritto di parola. Un momento, Merlo. Dico che non c'è condizione nella quale Berlusconi si trova maggiormente a suo agio che quella di fare la campagna elettorale. Molti dei suoi detrattori gli imputano di non saper governare, di non essere capace di tenere insieme le coalizioni. Tuttavia, chiunque, persino i suoi più acerrimi avversari, gli riconoscono una straordinaria capacità di resa in campagna elettorale. La battaglia, ed è una battaglia di civiltà, intanto, a monte, dei referendum radicali per la giustizia giusta, sarebbe per Berlusconi ossigeno politico e gli consentirebbe anche di tirarsi fuori da questo dibattito così angusto e svilente per un uomo che bene o male amato e odiato per 20 anni ha determinato i destini della politica italiana, un uomo che ha presieduto il G8, un uomo che è stato con George Bush e Tony Blair, che ha stretto la mano Bill Clinton, che ha conosciuto il presidente Obama, cioè un uomo di Stato. Allora si tratta qui anche di capire come l'anomala parabola berlusconiana deve concludersi, cioè se debba esplodere in una spaventosa anomalia che travolge l'anomalia stessa, o se invece lo possiamo chiudere in maniera strana, perché finirebbe comunque ai domiciliari, ma viviamo in democrazia, si andrà alle elezioni forse prima di giugno, prima del semestre europeo, un po' prima, ma comunque una volta dopo che il governo Letta ha fatto quelle 2 o 3 cose necessarie che deve fare e che un partito responsabile come il PDL permetterà o dovrebbe permettere a Letta di fare, a quel punto anche un Berlusconi messo fuori dall'agone politico, nel senso dalla rappresentanza, ecco, non dall'agone politico, dalla rappresentanza, e non è fuori dalla politica, ed esiste sempre l'ipotesi di Marina Berlusconi, la quale è vero che smentisce, ma in realtà vi invito a pensarci cosa sarebbe questa campagna elettorale padre e figlia. Io
ho dei ricordi. C'è chi dice Marina Berlusconi non si è mai sentita parlare caratterialmente, non ha mai fatto un intervento pubblico, sì, non ha la figura. C'è anche chi dice questo e c'è chi dice esattamente il contrario, invece, che sia però è un dato Silvio di fatto Berlusconi, che non esiste materiale, diciamo, di lei parlante, insomma, in pubblico. Ma non ci sono tante interviste, non ce n'è praticamente neanche una, perché pare che sia molto timida e caratterialmente molto poco incline alla ribalta. Però posso aggiungere una cosa a quello che diceva Salvatore, che siccome non è che Silvio Berlusconi sta facendo questa battaglia sulla decadenza perché ha bisogno di stare in Senato, visto che non ci va tra l'altro mai in Senato, ma semplicemente perché teme che una volta fuori dal Senato arrivi il magistrato di turno di un'altra inchiesta che lo prenda, lo sbatta in galera perché per timore di inquinamento delle prove o altro. Che però gli arresti domiciliari sono andati già molto comunque avanti, pure questo è un timore, ma... Beh, però ci sono però è sempre possibile, no? Questo è il grande spettro, l'incubo che ha Berlusconi. Tra l'altro c'è chi sostiene, non so se ha torto ragione, questo è un problema dell'Italia, non però, so se assolutamente no, ma stiamo cercando di metterci nella testa del cavaliere, non è che stiamo dicendo sì o no, tifando per una tesi o per un'altra. C'è chi dice che il fatto di accettare gli arresti domiciliari o gli assistenti sociali, insomma, lo metterebbero al riparo da questa ipotesi, perché tu comunque sei gli arresti domiciliari, è difficile che arrivino i carabinieri ad arco e gli dicano scusi, venga e la portiamo al Lucciardore. C'è chi sostiene anche questo, quindi ulteriore elemento. Io non so quello che farà Berlusconi, credo che nessuno lo sappia qui dentro. Ci sono però tutta una serie di elementi, anche fuori da qui, mi pare di capire, almeno a leggere. Ci sono tutta una allora, se reagisce di pancia, sappiamo tutti che lui vuole andare a spazzare via questa sentenza nel lavacro elettorale, cioè vuole avere una legittimazione dopo questa elezione. Quindi sappiamo tutti che se reagisce di pancia si va al voto, o meglio, c'è la crisi di governo, il voto è un'altra cosa. Però se mettiamo in fila gli elementi, innanzitutto non sa se si va al voto, non si sa che cosa sarebbe delle sue aziende, sicuramente subirebbero un colpo, non si sa come reagirebbe l'elettorato del centrodestra, non otterrebbe probabilmente nessun effetto sulla decadenza, perché oggi c'era un'analisi su Repubblica molto ben fatta che spiegava perfettamente che anche in caso di crisi e persino di voto anticipato lui decadrebbe e potrebbe non essere ricandidabile, quindi non si capisce bene perché andare alle elezioni. Per poi essere eletto premier, per far vincere Forza Italia e ottenere cosa? Sperare di vincere la maggioranza assoluta e quindi cambiare le cose? Mi sembra un percorso talmente, c'è appunto, un motivo, dettato solo dalla pancia. No, sicuramente Franco lo sa perfettamente qual è la ragione, però se mettiamo insieme tutti questi elementi, qual è la ragione del buon senso farebbe dire l'immunità parlamentare, perché però se è incandidabile, non è vero che è incandidabile finché non c'è la sentenza definitiva della, quindi per battere sul tempo la sentenza definitiva e candidarsi prima, quindi ci sarà una gara a fare molto veloce quella sentenza e lui a fare molto veloce la crisi di governo. Chi va più veloce prova a farla, perché sulla base della legge Severino non c'è niente di automatico. Potrebbe la commissione presso la Corte d'Appello non accettare la candidatura di Berlusconi, ci sarebbe ricorso nei confronti del TAR, intanto c'è il simbolo Berlusconi, se quello vince le elezioni quel ricorso davanti al TAR diventa un pasticcio grande, no? Anche perché siamo in campagna elettorale, vuoi tacitare, insomma, diventa una questione politica. In più tutti i suoi legali gli hanno detto che non c'è manco il rischio che la Corte d'Appello non accetti la candidatura. Gli stessi dicevano che avrebbe vinto in Cassazione. Tu hai i tuoi legali e chiedi e loro lui poi dicono, non li ha mai cambiati anche quando hanno sbagliato, finora li ha tenuti tutti, semmai ha aggiunto Beh, perché per ora farei volentieri anch'io l'avvocato di Berlusconi, guadagni una vita, no, appunto, tanti dico, soldi, ma lui poi non si è, anche quando perdi, hanno sbagliato, cioè praticamente sempre Non dice niente. La questione politica non ci potevo fare niente. Certo. È anche semplice. Questa però è un po' un'ammissione da parte di Venice. Allora, subito dopo la pubblicità, torniamo anche con Emilia Patta fra poco. Allora, ci spostiamo su un'intervista di oggi di Guglielmo Epifani, molto, come dire, ultimativa, no, definitiva. Epifani a Berlusconi, basta ricatti. Non dice una cosa nuova Epifani, perché in effetti l'ha sostenuto dall'inizio. Adesso lo facciamo anche vedere, questa intervista inquadrata qui dalla telecamera. Però è particolarmente dura. Emilia Patta respinge veramente qualsiasi possibilità di trattativa.
dice questo Epifani: una volta per tutte bisogna dire che in gioco non c'è alcuna questione democratica, c'è solo da uniformarsi alle regole dello Stato di diritto rispettando la separazione dei poteri se non vogliamo diventare una repubblica delle banane. E poi ancora, rispetto alla richiesta di, alle ipotesi di grazia, di amnistia, alla, della commutazione della pena chiesta a Napolitano, li definisce tentativi affannosi, scorciatoie impercorribili. Nel metodo non si affrontano temi così delicati sull'onda delle urgenze personali di un singolo, nel merito la grazia va chiesta e sui requisiti giuridici il Presidente della Repubblica, cui spetta questo potere esclusivo, è stato chiarissimo. E poi dice ancora, gli obietta l'intervistatore Massimo Giannini, il Cavaliere dice che se due amici stanno in barca e uno dei due butta l'altro in mare è chiaro di chi è la colpa se poi la barca affonda. Epifani: in questa storia evocare la categoria dell'amicizia è solo un diversivo. Per noi, quando c'è in ballo la legalità, vale un altro principio: amicus platus et magis amica veritas. E non c'è altro da aggiungere. C'è anche il latino, Emilia Patta. Beh, in effetti parlare di amicizia tra Berlusconi e il PD dopo 20 anni di battaglie in effetti è un po' fuorviante. Questo, però sono alleati. Sono alleati adesso, certo. E questo conferma quello che dicevamo prima, che poi al dunque, quando si deve votare se far restare o meno il Cavaliere in Senato, il PD non ha altra scelta. Cioè, al di là poi delle convinzioni intime di Letta o dello stesso Epifani, non so, lo rispondono, il PD non può permettersi di fare questo voto perché gli elettori, i militanti non lo seguirebbero assolutamente. Quindi è una strada segnata quella del PD, insomma, non può assolutamente fare diversamente. L'unica cosa che si farà probabilmente è dare un pochino di tempo, come ricordava anche prima Bekis, non è che la giunta il 9 si vota subito, no? E scatta il protone di esecuzione, si prenderà un po' di tempo per presentare la questione, per dare tempo appunto a chi sostiene l'incostituzionalità della legge Severino di esprimere le proprie opinioni, però prima o poi appunto il momento del voto deve arrivare, quindi il massimo che si può concedere adesso è qualche settimana di tempo in giunta. Mario Lavia, il Partito Democratico è effettivamente così unito? Oggi c'è una sponda un po' più forte di Luciano Violante che parla di ritira in ballo la questione della possibile incostituzionalità della legge Severino. E come dire, siccome è controversa la questione che la Giunta possa ricorrere alla Corte Costituzionale, Violante dice sì, potrebbe anche farlo, quindi dà il segno, diciamo, di una volontà un po' più aperturista rispetto naturalmente alla questione tecnica. Pensi che questo abbia un significato? Oppure anche su questo aspetto, se la Giunta possa sollevare la questione davanti alla Corte. Qui è tutto controverso. Però leggiamolo politicamente dal punto di vista del Partito Democratico. Sul diritto italiano, perché siamo in presenza della sentenza definitiva, ancora si discute un mese dopo cosa bisogna fare, se questa legge è retroattiva o non è retroattiva, se la Corte può essere interpellata o meno, da chi. Cioè siamo in una situazione veramente brutta anche dal punto di vista dell'incertezza. Io credo si sta dando anche un segnale al Paese molto brutto da questo punto di vista. Comunque sia, il punto politico mi sembra quello che diceva Epifani. Io poi non penso che il PD sia costretto a fare la scelta di prendere atto della sentenza della Cassazione perché i militanti vogliono così. Io penso che questa sia una scelta che il gruppo dirigente, i gruppi parlamentari stanno facendo sulla base di una convinzione vera, cioè sulla base della convinzione oggettiva, abbastanza serenamente fatta, che il Parlamento non si sostituisce, non vanifica una decisione della magistratura. Credo che questa sia una scelta che viene fatta in tutta serenità, indipendentemente dalle questioni interne, Renzi. Non credo che c'entri questo. E non è un caso che tutte le anime del Partito Democratico su questo siano d'accordo. Che non è veramente un fatto usuale. Ecco, però sono d'accordo su questo. E dopodiché invece si apre la questione del da farsi, lo scenario invece non li vede tutti concordi, anzi in questo studio abbiamo visto Zoggia, responsabile organizzazione del PD, Bersaniano che diceva no a maggioranze variabili, no a maggioranze diverse, sì, con i grillini, cioè c'è qualcuno che ha deciso forse di andare al voto? No, ci sono diciamo due cose diverse, nel senso che è evidente che c'è una parte del PD
E Renzi io penso che dirà questo, adesso non lo so, ma credo che dirà nelle prossime uscite che farà fra qualche giorno, dirà questo, cioè che il quadro politico è un quadro politico che non tiene e che quindi c'è bisogno, diciamo, di sentire un po' il corpo elettorale, insomma, a scadenza breve, una volta, no, fatta la riforma che dice Letta. Io penso che sia questa la cosa, che è un po' la cosa che dicevi tu, no? Perché penso che sia nelle cose uno sbrindellamento del quadro politico, no? E che quindi ci sia bisogno di questa... Quindi il PD dovrebbe avere, diciamo, un po' di serenità nell'affrontare le tappe che gli stanno davanti, cioè quella di dire il governo Letta finisca, diciamo, completi, no? Le cose che deve fare a partire dalla vicenda dell'IMU, eccetera. Si faccia il congresso del Partito Democratico, le primarie del Partito Democratico per nominare eleggere il segretario del Partito Democratico, il leader del Partito Democratico. Penso io, e pensa una parte importante del PD, ma credo che un po' le cose si stanno incaricando anche di smentire certe cose politologiche. Il leader del Partito Democratico che viene fuori dalle primarie sarà il candidato naturale alla premiership. Penso che questo sia una cosa abbastanza normale. Però non è normale, quello che dice, insomma. Epifani oggi. Epifani, Epifani usa una formula, secondo me, che viene alla fine dice le primarie per la leadership decideranno il candidato della appunto, coalizione, e quello sarà il candidato che tutto sto dicendo il PD io. Ma non so se lui, cioè, pensi veramente questo, se è stata riportata bene la frase, ma anche secondo me le primarie del PD devono scegliere il leader che poi sarà, secondo me naturalmente, ma insomma, che poi farà il candidato premier. Sì, io penso che sia questa una cosa abbastanza logica e ordinata. Ma la tentazione di non fare le primarie se tutto dovesse precipitare? Per fare che? Per fare primarie di coalizione, però qui c'è un problema, che non c'è la coalizione. Cioè, a differenza delle altre volte, dell'Ulivo, anche in seguito, dell'Unione, questa volta non c'è una coalizione. Beh, forse andrà ricostruita, però al momento non c'è. C'è il Partito Democratico. Poi ci sono delle alleanze che si possono fare, un cartello elettorale. È quello di mettere la coalizione, con Sel e Monti. Con Scelta Civica, contro il per battere Berlusconi. Quindi fare delle coalizioni, di quale coalizione si sta parlando? Si sta parlando di un soggetto solo in campo, che è il Partito Democratico, che contenderà al PDL di Berlusconi la leadership del paese. Poi ci sono gli alleati, Forza Italia. Gli alleati che faranno un cartello elettorale insieme al PD, Vendola, ma io non credo che in questo momento la necessità prioritaria sia quella di rifare la coalizione. In questo momento la necessità prioritaria per la sinistra è quella di ricostruire il Partito Democratico. Però tutto questo discorso nasconde la vera questione, cioè questo ragionamento, il segretario diventa poi il premier, esclude Enrico Letta dalla partita, là qui... Non si o invece di prevede fare... solo lui, se nel caso della lui, versione Zoggia. Però Enrico Letta adesso a Palazzo Chigi non credo che si candiderà al congresso per fare il segretario, no? Quindi qui non si sta parlando di primarie di coalizione o meno, se c'è una coalizione, si sta parlando di primarie per la premiership. Perché il PD si trova in una situazione particolare, anomala, di avere due forti leader e insomma forse è il momento anche di scegliere se Enrico Letta riterrà di presentarsi come candidato premier se tutto precipita, insomma. Quindi, Enrico Letta si presenterà, il punto quindi è questo: nello schema di Epifani non fare subito il congresso ma fare le primarie per la premiership se tutto precipita consente anche al patto di potere esistente di tenersi il partito, ecco. Questo è un elemento importante, è lo schema di D'Alema, lui dice Cooperlo perché è un uomo di D'Alema, vicino a lui. Convergono interessi diversi, anche Bersani, insomma un po' tutti hanno paura di Renzi segretario. Invece no? Renzi candidato premier. Va benissimo. Va benissimo, sì, non lo sappiamo. Tra le due cose è che in Parlamento ci va Renzi con i renziani oppure ci va Renzi con un gruppettino suo e la maggioranza dei parlamentari che come era un po' con Prodi, ai tempi di Prodi, no? Sì. Uno schema Prodi. Allora, Galimberti, tu che appunto segui nel dettaglio la vita di Palazzo Chigi, come guarda Enrico Letta a tutti questi movimenti del partito? Secondo te quale decisione ha preso? Se è vero, come spesso lascia filtrare il suo staff, che lui è pronto anche alle primarie, che sondaggi lo danno addirittura in testa a Renzi, secondo quello che viene naturalmente, penso, diciamo, sono fonti di entourage. È vero che dicono questo, non so se sia vero, ma è vero che dicono questo, cioè darei per scontato che in caso di
caso in cui la situazione precipitasse, Enrico Letta si candiderà alla premiership, insomma, ci proverà. Anche facendo disponibile a fare le primarie, secondo te? Sì, anche. sì. Credo proprio di sì. Credo proprio di sì. Se invece appunto ci dovessero essere soluzioni più pasticciate, quindi sicuramente Letta avrebbe la tentazione è quella di imboccare la strada europea, ma questo già si sa. Insomma, il profilo di Letta è quello, è molto internazionale, ha sempre avuto quel genere di passioni, ma insomma è una strada nel caso in cui dovesse, ma l'idea è quella di candidarsi assolutamente per la premiership, sì. E che lui possa avere qualcuno in qualche scenario. È stato detto che Letta potrebbe addirittura a questo punto avere, diciamo, un interesse ad accelerare i tempi, e che forse la controprova di questo è nella sì, durezza, diciamo, anti-berlusconiana. No, questo che è vero, in lui l'ha sempre detto, non mi farò logorale. C'è una questione, però. Cioè, che potrebbe essere più facile per lui contrastare Renzi subito, in realtà. Sì, ma questo è tutto vero. E probabilmente lui, se Berlusconi veramente imboccasse una strada, cioè di sostenere lealmente questo governo facendo il passo laterale o i passi che, insomma, quello vedremo, allora in quel caso lui avrebbe interesse a continuare, perché potrebbe lavorare, tutti avrebbero lo stesso interesse, cioè far bene a questo governo. Nel caso invece di un lento regolamento, assolutamente no. C'è un problema però, che lui ha un rapporto molto particolare con Napolitano, e siccome Napolitano, la tesi di Napolitano la sappiamo benissimo, cioè che questo governo deve durare, cioè fare le cose ma durare il più possibile, allora lì avrebbe qualche difficoltà. Ecco, siamo arrivati a Napolitano e al ruolo, ancora chiedo così l'ausilio di editoriali e pezzi di oggi, perché c'è Ilvo Diamanti, ancora Repubblica, che scrive, come dire, smonta un po' la tesi della minaccia di Napolitano di dimettersi, che abbiamo visto molto sui giornali, anche perché era un contenuto del messaggio che Napolitano ha rivolto al Parlamento nel giorno in cui è stato eletto, quindi nel giorno del giuramento. Lui ha fatto capire che se le cose non funzionavano poteva anche fare questo gesto, però, e quindi oggi potrebbe essere lo schema per esempio di un Letta bis, scrive qualcuno, se tutto precipita, reincarica Enrico Letta dice o mi date la fiducia e Napolitano oppure fa capire, oppure mi dimetto. Però scrive Ilvo Diamanti, e ve lo leggo. Dunque, se in caso di impossibilità di trovare nuove maggioranze in Parlamento Napolitano decidesse di dimettersi affidando ad altri dopo di lui il compito di sciogliere le Camere, per Berlusconi in fondo non cambierebbe molto, anzi potrebbe perfino rafforzare la propria centralità politica e sociale. Diverrebbe infatti il protagonista assoluto di uno scontro politico e appunto istituzionale irrimediabile e irresolubile. Lui, Berlusconi, da solo contro tutti, la sinistra, Letta, ma soprattutto Napolitano, il presidente garante della Repubblica e di questo governo. E quindi tutto sommato potrebbe essere un'arma, come dire, spuntata questa minaccia, se è un vantaggio per Berlusconi. Non so se condividi questa lettura. Ma no, secondo me non è questo. Scusate, se per caso si aprono le condizioni di una crisi di governo è come se si aprisse una falla dentro una nave. Allora, se Napolitano fa capitaschettino, io non riconosco più Napolitano, quindi non esiste che Napolitano si dimette, ma non esiste, perché andrebbe solo ad aggravare una crisi politica e istituzionale, a esporre l'Italia a una tempesta sui mercati, perché senza governo, senza Presidente della Repubblica, non lo farà mai. Quindi è un deterrente. Che potrebbe essere una minaccia nel caso in cui è una minaccia preventiva, però se non riformino la legge elettorale. Se intorno a questo tavolo nessuno è convinto che questa minaccia abbia un qualche realismo, tanto più il PDL e Berlusconi. Ma noi stiamo facendo grandi discorsi di stabilità, eccetera. Non esiste questo orizzonte, non c'è una possibilità su un milione che questo governo resti in carica a giugno dell'anno prossimo, per essere chiari. Non esiste nemmeno una giugno lontano, qui parliamo di staccare la spina dopo. No, qui stiamo parlando, di due soli temi. Se precipita tutto e si va al voto senza fare la legge di stabilità, che è la vecchia finanziaria e che quindi rischia di esporre, soprattutto con un voto a dicembre, l'Italia all'esercizio provvisorio, perché sostanzialmente quello avverrebbe anche se i nomi delle leggi sono diverse, oppure se approvare la legge di stabilità e sciogliere le Camere in realtà al voto. Tutte queste cose anche perché nel frattempo ci sarà una decisione della Corte Costituzionale anche sulla legge elettorale. Quindi o la si cambia prima, oppure
la Corte Costituzionale dirà qualsiasi cosa dica che non va su questa legge, dice anche che questo Parlamento diciamo è meno legittimato a restare in vita. La Corte Costituzionale ai primi di dicembre dovrà decidere innanzitutto se può dire una cosa su questa legge elettorale, certo, se la vuole dire. E poi dopo però diciamo, la sentenza siccome l'ha fatta intendere finora, sì, in una pronuncia precedente, quindi c'è un giudizio sostanzialmente, ha buttato delle ombre, ha gettato delle ombre su. Si potrebbe tornare al proporzionale elettorale in questo senso. È chiaro che in ogni caso, anche quando si discute così velocemente di fare una legge elettorale, si fa una legge elettorale per andare subito al voto. Non è mai esistito che si facesse una legge elettorale poi dicendo ci vediamo tra 4 anni. È talmente evidente. Io penso che Bechis abbia ragione. Anche, sui tempi, sulla cosa. Su Napolitano io non ho, diciamo, questo grado di certezza adesso. Non lo so, perché lui è veramente... Napolitano è veramente irritato. Irritato è dire poco per questo che sta avvenendo, e se cadesse il governo Letta per lui sarebbe il tradimento di un patto, perché le forze politiche hanno chiesto a Napolitano di farsi rieleggere fornendogli un'assicurazione sul fatto che l'Italia sarebbe stata governata da un governo dell'Archentese. Quindi, diciamo, lui ha tutto il diritto e tutte le ragioni. Però penso anche io che l'Europa non guarderebbe bene un paese senza governo, senza Parlamento e senza Presidente della Repubblica. Soprattutto quel Presidente della Repubblica, Napolitano, che è stato per l'Europa il punto di riferimento essenziale in tutti questi anni. Salvatore Merlo, secondo te Berlusconi potrebbe avere una tentazione tipo quella che descriveva Diamanti, di andare a uno scontro totale, quindi anche lo scontro con Napolitano potrebbe essere un elemento dell'apocalisse? Non è un mistero che Berlusconi abbia, diciamo, coltivi del cattivo umore che si riversa anche sul Quirinale contro il Presidente della Repubblica. Non è un mistero che il Cavaliere pensava fosse possibile un intervento del Quirinale sulla Corte di Cassazione in qualche modo, credeva di avere ottenuto delle rassicurazioni, e questo era, diciamo, è una meccanica che si ripete spesse volte. Il Napolitano a se stessa credeva di aver avuto delle rassicurazioni. Credeva di aver avuto delle rassicurazioni dal Quirinale, o comunque da ambienti, diciamo, di confine, della zona grigia tra questa, diciamo, alta magistratura e la Presidenza della Repubblica. È andata come è andata, però ripeto, una cosa è l'umore e il cattivo umore, e un'altra è il vantaggio politico. E Berlusconi, come diciamo tutti gli animali razionali, tanto più, diciamo, un uomo che ha costruito un impero economico, che non è mai stato abituato ad agire d'impeto, farà solo quello che gli conviene. Allora il punto è, gli conviene davvero sfasciare il governo di grande coalizione, come diceva Bechis, correre più veloce della sentenza per potersi ricandidare? È veramente una logica difficile da comprendere, persino per gli osservatori, immaginiamo per gli elettori. Gli elettori vogliono sapere cosa fa il governo, vogliono agganciare la ripresa economica, che sembra, diciamo, una locomotiva alla quale si sono agganciati tutti tranne l'Italia. Vogliono sapere, vogliono, certamente se si va alle elezioni questa condizione non ne usciamo. No. Vogliono avere rassicurazioni sui posti di lavoro, abbiamo un tasso di disoccupazione preoccupante. Sono queste le Berlusconi. Il punto è se questo governo è in grado di dare queste risposte. Che lavoro facciamo tra novembre e febbraio? Allora, non prendiamoci in giro su questo, siccome si vota o a novembre o a febbraio. L'economia, la stabilità, i posti di lavoro c'entrano una mazza di niente, per essere chiari. C'entrano nulla. Allora, il tema è, però Merlo Berlusconi, non è gli conviene... No, Merlo dice che non si vota a novembre o febbraio. Ma si vota sicuramente entro febbraio. Ma che cos'è un dogma? Ma non è un dogma, è un dogma della quello fede che vuole la maggioranza dei parlamentari in questo momento.
Di solito i parlamentari resistono alle elezioni. No, non resistono, cioè, da quando la metà del PD da quando vuole andare a votare nella primavera prossima. Sapendo che prossima. Non rientra una parte di questi, potrebbero non rientrare. Ma non è questione che possono rientrare, tanto non si dura. Tanto non si dura. Allora, devono risolvere il tema della segreteria del PD, della candidatura di Renzi, e l'orizzonte è per forza quello, perché se no Renzi si deve candidare sindaco di Firenze. Il discorso è chiuso, si va avanti in ogni modo. Renzi, però, ha detto una cosa interessante, perché apre il capitolo Renzi. Se veniva assolto Berlusconi, tutto questo non c'è. Ci sarebbe stato comunque, solo che si apre il capitolo Renzi, ha perfettamente ragione, perché lì si agitano, diciamo, delle velleità, degli orizzonti, una battaglia legittima di prospettiva, la voglia di conquistare il potere, eccetera. Tuttavia Renzi e persino i gran pensionati di lusso, D'Alema e Veltroni, con tutto il rispetto, stanno a zero se, e tutta la loro agitazione sta a zero se regge il rapporto tra nel triangolo Letta, Berlusconi, Napolitano. Ora, questo è quindi questa è un'occasione per, semmai, per chi non vuole Renzi, per tenerlo fuori. No, c'è un altro particolare che riguarda la vita del PD. Renzi vuol conquistare il Partito Democratico. D'Alema, Beltroni e tutti gli altri non vogliono che Renzi conquisti il Partito Democratico, perché vogliono che Renzi sia la loro bandiera, perché è l'unico secondo loro che può vincere le elezioni, ma che non sia il padrone del loro partito, perché devono essere loro i padroni del partito, consentire a Renzi un gruppo di amici col quale andare al tutto potere. Potrebbero fare la potrebbero fare lo stesso schema con Letta, però. Potrebbero fare anche Bersani. Ma potrebbero fare lo stesso schema di gioco con nelle loro intenzioni. Il loro schema di gioco ha come orizzonte quest'autunno, a meno di rinviare la partita della segreteria del PD di altri mesi, ma in ogni caso quel tema lì, essendo ineludibile, avrebbe fatto il loro problema era se giocavano solo quella partita lì, rimanevano col cerino in mano se facevano cadere Letta in quel modo. È un'occasione d'oro che ci sia Berlusconi in queste condizioni. Allora, così il cerino rimane in mano a Berlusconi, ma il loro desiderio è quello. Quando il desiderio è così vasto, quello di mettere fine a questa esperienza, è un po' è nella stessa esperienza, perché come quella del governo Monti anche questa non poteva durare troppo a lungo. Bechis l'ha data già per finita ormai, questo l'abbiamo capito, però allora io vorrei giù due mesi prima e non è che sia andato giù due anni prima, cioè, il governo Monti era spazzato, perché era la fine di legislatura, Berlusconi ha fatto finta di togliere la fiducia, ma sì, perché aveva le elezioni politiche fisiologiche, insomma, quelle della fine della legislatura. Ricordo sommessamente che Mario Monti si è dimesso non perché il PDL gli avesse detto che non avrebbe più avuto la sua fiducia, ma semplicemente perché Mario Monti si voleva candidare, perché altrimenti il governo sarebbe andato avanti ancora un po'. Quindi occhio, perché anche lì, e in quel caso Silvio Berlusconi aveva un vantaggio molto chiaro, cioè prendere le distanze dal governo Monti, che era in netta, che stava precipitando nei sondaggi e nel consenso del paese, e poi però anticipava di un paio di mesi le elezioni, cambiava molto poco. Qui il caso è completamente diverso, lo scenario che si apre è decisamente differente, cioè Silvio Berlusconi fa un azzardo se stacca la spina di questo governo, e lui lo sa per primo, per questo non l'ha ancora fatto, altrimenti l'avrebbe già fatto Franco, perché sennò primo io non so cosa farà, ripeto, nessuno credo che lo sa. Ma quindi è tutta derubricata, tutta finta, ma Mario non è quello, è che no, lì decide uno che si chiama Silvio Berlusconi, tutto il resto non ha nessun senso. Però, e pensare che Silvio Berlusconi si faccia dettare la linea da altri e vuol dire non conoscere, vuol dire non conoscere Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi fa parlare tutti e alla fine decide per quello che è il suo interesse. No, però il suo interesse lo condivide semplicemente con quelli che sono i suoi amici di sempre, che sono Confarinieri, Gianni Letta e i familiari. Ma la diversità del vertice di Arcore è che non hanno parlato tutti, ha parlato lui. Sì, ma lui è molto diverso da solito. Che lui sia il più falco di tutti è chiaro fin dal principio, lo è sempre stato. Che lui decida sulla base delle emozioni e non sulla base di quello che è il suo calcolo di interesse politico e personale è un altro discorso. Non sarebbe sopravvissuto 20 anni se avesse reagito di pancia, e questo lo sappiamo tutti. Lui, anche quando faceva finta di reagire di pancia,
calcolava tutte le mosse, dalla prima all'ultima, molto più degli altri, come quando nel 94 è sceso in campo. Però, allora, però ci dobbiamo fermare, però poi torniamo sul vertice di Arcore. Questo non sto dicendo che farà una o l'altra, sto semplicemente dicendo che descrivono una banderuola nelle mani di altri, francamente mi sembra riduttivo per il personaggio. Mi sembra che la differenza di posizioni è tra chi dice, come Merlo, Garimberti, che comunque Berlusconi non ha ancora deciso, quindi ci sono, come dire, ancora opzioni. Però per parlare di questo dobbiamo tornare anche alla giornata di sabato di questo vertice di Arcore, e lo facciamo subito dopo la pubblicità. Naturalmente parleremo anche di Renzi, però, perché non lasciamo cadere anche questo punto. Fra poco. Allora, di nuovo in studio, facciamo una specie di flashback, un passo indietro sul vertice di Arcore che c'è stato sabato, perché lì siamo tornati, perché faceva notare prima Franco Bechis, in questo vertice, a differenza che in altri, Berlusconi non ha lasciato soltanto sfogare i suoi falchi, le colombe, la pitonessa, poi arriviamo anche alla pitonessa Daniela Santanchè, che ha animato lo scontro invece ieri, nella domenica. Ma in questo vertice Berlusconi ha parlato, lasciando un po' intendere i suoi orientamenti, che secondo Bechis abbiamo capito ormai definitivamente la decisione sembra presa, insomma. Secondo te? No, sulle decisioni di Berlusconi prese, finché non le vedo non mi esprimo. Dico semplicemente che, a differenza del solito, quando lui sente gli uni gli altri, poi ma però eccetera, questa volta è stato lui a parlare e gli altri ad ascoltare, ed è una differenza non da poco. In più, ho visto che qualcuno scriveva, da quello che ho cercato di verificare mi sembra che invece Gianni Letta non fosse presente, non era presente, da come scrivono sembra al di no. Vertice, e anche questo potrebbe essere un'altra sì, che nessuna decisione seria è stata presa, non che nessuna decisione seria è stata presa, che lui avesse preso una decisione che in qualche modo è in contrasto con quell'area lì, però, dei consiglieri che non sentirà più. Però quello che mi sembra importante ricostruire del vertice, per far arrivare la minaccia forte e chiara tutto lì, e anche perché, se è vero che ha commissionato un serio sondaggio alla Ghisleri per testare e tastare il terreno dell'elettorato di centrodestra sull'ipotesi di creare una crisi di governo sulla sua condanna, perché c'è anche questo che è un dato: quanti elettori di Berlusconi perdonerebbero il fatto di non risolvere il nodo dell'IMU, non risolvere il nodo dell'IVA, perché lui ha questo problema giudiziario? Di questo si è parlato, di questo si è parlato, non a caso il comunicato finale che porta la firma di Alfano, che è un po' grottesca essendo lui vicepresidente del Consiglio, ma in ogni caso raccoglie la decisione di quella discussione, ha come fondamento quel capitolo lì sull'IMU, che è stato messo appositamente per dire è su questo che noi faremo la crisi, non sulla libertà. E che anche però per le colombe potrebbe essere anche la via d'uscita. Allora io vorrei sentire Salvatore Merlo, però, visto che il vertice è interessante anche perché dà uno spaccato dello stato del partito di Berlusconi in questo momento. Spaccato credo che sia parola un po' così azzeccata. Sì, double fass. Allora. Dunque, non c'era Gianni Letta, è vero. Però è già capitato, e molte volte, anzi guarda, è così, Gianni Letta quando fanno queste riunioni, anche quando c'è, non parla. Anzi, i rapporti personali lì si sono un po', diciamo così, tesi, persino di più di quanto non appaia in pubblico. Ora, Gianni Letta non si fida di parlare in pubblico di fronte a troppe persone dell'entourage. Insomma, non vuole comparire poi nei vostri pezzi, come Gianni Letta ha detto. Così. L'ultimo vertice, diciamo, di corte al quale ha partecipato, ha proferito soltanto queste parole. Ed era un momento anche quello in cui sembrava che si dovesse sfasciare tutto, che avesse vinto la linea durissima, tosta dei falchi. Disse: io non parlo
perché sono in minoranza. E questo non era un'ammissione però, diciamo, di sconfitta da parte di Letta, era semplicemente un attestato di sfiducia, probabilmente, nei confronti delle persone che si trovavano a quel tavolo. Ripeto, erano talmente tanti gli invitati ad Arcore l'altro giorno, che l'impressione, ora ovviamente è un'impressione, è che l'idea tattica di Berlusconi fosse proprio che dovesse uscire da quella riunione non solo tutto, ma un messaggio fortissimo e chiaro. La meccanica lì dentro è che non sono tanti, diciamo, quelli ammessi al cospetto del sovrano, e anzi sgomitano, litigano per essere invitati. Ci sono delle scene certe volte pietose, gente che telefona, cioè Maria Rosaria Rossi è la senatrice che tiene in mano il cellulare, il telefono del presidente, e chiamano, chiedono: ma posso venire anch'io? Ma a te ti ha invitato, ma sono posti in piedi, ma se vengo che fa? Mi riceve o mi lasciano alla porta? E questo viene fatto da personaggi, diciamo, noi siamo abituati a considerare, diciamo, di spessore. Quindi quando le riunioni sono vere, sono pochissime le persone. Invece questa volta erano tantissime. Non si vedeva da anni una... addirittura ex capigruppo, tutti i ministri. Ora, i ministri sono forse quelli, i ministri del governo, diciamo, che se dovessimo descrivere, diciamo, gli anelli che ruotano attorno al pianeta Berlusconi, sono quelli più lontani. Cioè, nei vertici in cui Berlusconi davvero prende le decisioni, vuole ascoltare, non li invita, non li chiama. Beh, insomma, c'è Alfano, adesso non esageriamo. No, escluso, diciamo, Alfano che, diciamo, è l'eccezione che conferma la regola. Dico di più, i ministri facevano parte di un tentativo di corrente, siamo dimenticati, si chiamava Italia Popolare. A un certo punto sembrava possibile l'ala più montiana che voleva le primarie, che una parte del PDL potesse, diciamo, scommettere su Monti. Forse addirittura Berlusconi a un certo punto ha pensato che Monti potesse essere una soluzione. Loro erano gli alfieri di questa pare operazione. Pare che gliel'abbia proprio chiesto. Vabbè, però detto, poi cambiò subito dopo la sentenza. Perché Monti gli disse: sì, se tu fai un passo indietro. Voglio dire un'altra cosa. Prima, nella pausa pubblicitaria, nel momento in cui accadono, si dicono anche cose interessanti. Vuoi dire Gary che Berti, invece in onda no? Attenzione. Altre cose interessanti. Federico diceva: sono 20 anni che Berlusconi governa dagli arresti domiciliari. Ora, è chiaramente un paradosso, ma è un paradosso che poggia su un elemento di realtà. Perché sono 20 anni che non ha bisogno del Parlamento. Governa dai divani di Palazzo Grazioli, non si muove da lì, non va in Parlamento. Diciamo, questo è anche un appunto fortissimo che gli viene fatto, persino da chi gli vuole bene. Vacci. Quindi, insomma, lui potrebbe muoversi. Allora, io però vorrei tornare sul partito. Ha fatto le navi, ha fatto gli aerei. No, campagna elettorale Berlusconi ovunque, no? Quindi questo è sì, certo. Ha fatto 3 piazze, Mario. Il resto l'ha fatto in televisione. L'ultima campagna elettorale è stata tutta televisiva, ne abbiamo parlato del fatto che non ci sono stati comizi. Le cose più importanti le dice per videomessaggio. Sì, ma quindi è stata tutta la campagna elettorale ultima che è stata fatta così. È una cosa anche semantica, ma io sono che sono ha a che contento. Vedere proprio con l'essenza della stranezza berlusconiana. Però c'è una cosa... Berlusconi diceva a casa sua. No, ma questo è chiaro, questo concetto. Però volevo chiedere a Emilia Patta e poi naturalmente anche a tutti gli altri... l'altro argomento di cui si parla nel caso di un precipitare di tutto è di un altro governo, quindi di altre maggioranze, quindi di questa possibilità. Oggi qualcuno comincia a tirar fuori nomi di senatori di GAL, che però è un satellite del gruppo del PDL del Senato, composto da leghisti e poi anche esponenti delle autonomie, eccetera, e c'è qualcuno che comincia a dire: no, io non staccherei la spina, passerei dall'altra parte. Ecco, questo scenario, secondo te, Emilia Patta, è possibile ed è accettabile anche per Napolitano cercare che Letta vada a cercarsi un'altra maggioranza?
È uno scenario possibile, è uno scenario possibile. E il Presidente della Repubblica ha fatto capire, ha detto chiaramente che lui non scioglierebbe comunque le Camere, e di fronte al PDL che stacca la spina al governo è possibile che una soluzione prima appunto eventualmente sciogliere le Camere, proprio un reincarico a Letta che dovrebbe andare in Parlamento a cercarsi i voti per fare a quel punto la riforma della legge elettorale, la legge di stabilità, le due cose importanti e poi tornare al voto. Nel PD ci sono autorevoli senatori, i vertici del Senato che stanno già facendo i calcoli, si parla di 20-30 senatori del PDL che potrebbero non seguire Berlusconi su questa strada e dare l'appoggio a un Letta bis di scopo veramente a quel punto. Ma appunto sono scenari che insomma bisogna vedere poi alla fine quanto ancora Berlusconi, nonostante sia in qualche modo un leader azzoppato, se me lo passate, nel senso che quantomeno è difficile che si può ricandidare, quanto sia ancora forte nel suo partito in modo da tenere tutti, o quanto invece si capisca che è arrivato il tramonto e quindi a quel punto il distacco potrebbe essere non solo di qualche senatore ma anche di personalità importanti del partito. La Moretti l'altro giorno faceva i nomi di Quagliariello, Lupi e la De Girolamo come pronti a staccarsi, ma insomma sono tutti scenari primitivi. Però vedo che Salvatore Merlo scuote un po' la testa su questo, vorrei chiederlo a Federico Rimberti che ha seguito appunto. Ma sono molto scettico perché le ultime elezioni hanno dimostrato a tutti quelli che sono in Parlamento che insomma prendere strade differenti da quelle di Silvio Berlusconi è molto pericoloso. Anche in un finale come questo, secondo anche in un te, finale anche come questo, però la verità è che se ci fosse una crisi di governo, gli scenari, cioè decriptare quello che succede da dopo e prevederlo è impossibile, perché anche le dichiarazioni di Grillo sul Porcellum, votare subito il Porcellum, è tattica, è evidente che è quello, lo scopo è far cadere il governo, ma poi cambia tutto anche fare dentro il movimento di Grillo, peraltro ci vedo sono... molto molto complicato l'idea che una ventina di senatori del PDL si stacchino. Sono scenari un po' complessi che piacciono molto a noi giornalisti, ma alla fine li vedo più complicati sulle costole. Ma no, probabilità praticamente vicina allo zero. Non, in una situazione del genere, con il voto che comunque... La notizia che siamo d'accordo io e Beh. Sì, questo intanto ma è con già... il voto comunque che ci sarebbe, anche uno dice facciamo la legge elettorale, la legge di stabilità, si va a votare a febbraio o marzo, e chi ti candida? Cioè, tu fai un'operazione del genere per che cosa? Per distruggerti? Non c'è nessun interesse nei deputati adesso di fare una cosa diversa. Io non credo che quella di Grillo sia strumentale, perché, a dire la verità, all'inizio della legislatura il Movimento 5 Stelle ha depositato la sua proposta di legge elettorale, che è il Porcellum con l'introduzione di una preferenza. E sta lì agli atti, quindi non una no, preferenza però, unica. Quello quindi che si nota strumentare è che... il fatto andiamo al voto, perché magari... Ma magari anche loro hanno... No, intanto si è aperto un fronte, bisogna dirlo, anche dentro il Movimento Grillino c'è qualcuno che comincia a cominciare dal sindaco di Parma Pizzarotti, che comincia così a esternare un fastidio per questa posizione di salvataggio del Porcellum, strumentale che sia. Però è la loro proposta ufficiale, controfirmata anche da quelli che in questi giorni stanno dicendo basta andare a vedere i disegni di legge, sono due, uno alla Camera e uno al Senato, sono identici e sono firmati da tutti. Quindi oggi chi dice no al Porcellum, però ha firmato il Porcellum, con dentro una preferenza. Allora, Mario Lavia, invece Emilia Patta diceva che però da parte del Partito Democratico è iniziata in Senato un po' una caccia al transfuga del PDL, poi c'è stata la Moretti che diceva ci sono già i grillini, 30 grillini pronti, insomma come uno scenario di questo tipo, che però poi è stato, come dire, un po' interrotto dal fatto che invece c'è anche chi dice no, altre maggioranze, Napolitano non può appoggiare un governo con una maggioranza in cui ci siano i grillini che lo hanno insultato tante volte, che lo attaccano. Come lo vedi questa ipotesi di maggioranza diversa per un Letta bis? Ma intanto io posso dire una cosa, io sicuramente sbaglio, però io non sono proprio sicurissimo che di un Letta bis, intanto ammesso e non concesso che cada questo governo, chiaro che lui verrà, nel caso di caduta, verrà reincaricato, ma io
Io non sono affatto sicuro che un governo con un programma limitatissimo, cioè la finanziaria e la legge elettorale, che però ha veramente scarsissime possibilità di essere riformata, quindi diciamo la finanziaria, di evitare l'esercizio provvisorio, quindi un programma limitatissimo, non sono sicuro che Enrico Letta sarebbe disposto a presiedere un governo di questo tipo. Non credo. Credo che le sue aspirazioni, il suo respiro sia un po' più ampio. Cioè questo mi sembrerebbe un governo, anzi sarebbe un governo elettorale da tecnico, da ministro degli interni, da ministro dell'economia. Cioè un governo Saccomanni, un governo così, con un orizzonte così temporale, così temporalmente limitato. Quindi prima di tutto questo. Secondo, che sì, si potrebbe raccogliere attorno a un governo con queste caratteristiche una maggioranza un po' raccogliticcia, per un interesse però serio, che è quello di evitare l'esercizio provvisorio e portare il paese alle urne, ma un governo assolutamente non politico. Non credo neanch'io che ci saranno grandissimi smottamenti né nel PDL né nel gruppo di Grillo, che poi voglio ricordare è un gruppo particolarmente, diciamo, chiuso, no? Cioè chi dissente è fuori, non è che quello è un partito dove poi c'è una minoranza. Quindi non so chi è dei grillini disposto, capace a organizzare una scissione. Non vedo un gruppo dirigente capace di guidare un processo di questo tipo dentro 5 Stelle. Quindi poi per una missione molto limitata, quindi io sostanzialmente sarei molto scettico sulla possibilità di un nuovo governo che non fosse appunto solamente un governo elettorale tecnico e con un programma molto molto limitato. Allora, abbiamo detto e lasciato un momento in sospeso il caso Renzi. Allora, prima Bechis diceva... Tutto un po' a ruota. No. Che colpa sua, No, però insomma dice che Renzi vuole farsi avanti, eccetera. Però noi in realtà nell'ultimo mese abbiamo assistito più che altro a una controffensiva degli altri un'azione contro Renzi. Tanto che si diceva questo governo durerà fino al 2015, a un certo punto sembrava il 2016, che fosse lunghissimo e che Renzi avesse in questa prolungarsi dei tempi delle difficoltà e un restringimento oggettivo dei suoi spazi di manovra. Allora, a cominciare da Mario Lavia, che è un po' insider perché è vice direttore di Europa, vorrei chiedere se invece a questo punto Renzi è più forte, diciamo così, se questa tempistica... Renzi più forte. Renzi è, diciamo, se gli si apre uno spazio. Beh, lo spazio ce l'ha, perché insomma, di fronte al crollo del quadro politico, che non è colpa del PD, non è colpa di tantomeno di Enrico Letta che ce l'ha messa tutta. Però, insomma, è evidente che si aprirà con le elezioni, se ci saranno le elezioni, una pagina diversa della vicenda italiana. E quindi è chiaro che insomma, da questa parte, soprattutto dalla parte della sinistra, si cercherà un leader nuovo, penso io. Quindi penso che le carte lui ce l'abbia. Lui poi come le userà, non lo so. Ha da temere degli sgambetti tecnici. Non sono sicuro che lui riesca poi realmente, diciamo, a tradurre in pratica i suoi propositi. Cioè è una strada molto difficile. Non è che adesso si deve pensare che Renzi è il padrone d'Italia. Renzi ha una strada difficile. Però credo che sia quello che ha più carte di tutti. Ma la partita congressuale comunque sarà fatta di tentativi di fare regole contro di lui? Ma i tentativi, ormai questa storia delle regole deve finire, perché sono 5 mesi che si sta discutendo, cioè neanche la Costituzione ci ha messo tutto questo tempo. Sono 5 mesi che stanno discutendo. Adesso, se fissasse la data senza ammiccamenti e senza toccatine di gomito, se dicesse le primarie sono si facesse un nuovo segretario, se c'è uno scontro, voglio dire... Renzi-Letta, ma è un bellissimo scontro, una bellissima battaglia, bellissima. Cioè nessun partito in Europa dispone di due leader così autorevoli, sinceramente. C'è chi dice che un ex diessino. Vabbè, questa è la storia che ha deciso così. Facessero questa battaglia, non so adesso ci sono diessini che si vogliono mettere, non è mica vietato che Fassina o Cooperlo partecipano, sono loro che non vogliono fare i premier. Cioè Cooperlo uno dice io non voglio farlo, voglio fare il segretario ma non il premier. È chiaro che questo è un handicap per lui. Quindi Renzi Letta sarebbe uno scontro, secondo me, bellissimo da vivere senza drammi, ma anzi con passione. Secondo me Renzi avrebbe più carte. Ed è personalmente, come giornale, pensiamo che sia la carta più forte.
Però poi decideranno le primarie. Elettoralmente più forte. Elettoralmente più forte. È più forte anche dal punto di vista interno, secondo me. E dal punto di vista esterno lo è ancora di più. Dal punto di vista interno del Partito Democratico è così, Emilia Patta, anche secondo te, è più forte Renzi? Perché in realtà Enrico il partito Letta sembra molto resistente. Duro. Enrico Letta è un osso duro nei confronti di Renzi, nel caso di primarie per la premiership stiamo parlando, se tutto dovesse precipitare. Tant'è che tra i renziani, i cosiddetti renziani vicini al sindaco, l'ipotesi non è vista con salti di gioia. Insomma, paradossalmente in questa fase ai renziani e a Renzi converrebbe che il governo Letta durasse un certo lasso di tempo in modo da dare tempo a Renzi di prendere il partito, no? Di partecipare alle primarie per la scelta del segretario e prendersi il partito, che è esattamente quello che non vogliono le correnti forti del partito, insomma, quindi che invece la soluzione della battaglia per la premiership tra Letta e Renzi risolverebbe la questione del partito, che a quel punto rimarrebbe congelato in questo assetto di potere attuale. Quindi con Epifani? Epifani congelato, poi magari dopo si potrà pure fare il congresso, ma intanto, no? Quindi sono interessi divergenti in questo momento, la situazione è confusa. Però il fatto nuovo delle ultime settimane, quindi questa disponibilità di Letta a scendere in campo in caso di crisi, ha cambiato un po' le carte in tavola. Insomma, per Renzi, da verificare. Tutta da verificare, però per Renzi non sarebbe più questa passeggiata, insomma, perché soprattutto all'interno del popolo centrosinistra Letta ha un grande credito. Salvatore Merlo, su Renzi e i suoi spazi. Sì, cioè, Renzi si agita molto, cioè, ha fretta e capisce che deve cogliere, deve afferrare la mela fino a che ha la portata, sa che più tempo passa più la sua stessa immagine si indebolisce, viene sempre di più assimilato a uno dei tantissimi leader di rivoli correntizi interni al partito. La lunga guerra all'interno del PD logora tutti quelli che vi partecipano e Renzi non è immune. Quindi questo giovanissimo, men che in quarantenne, sindaco di Firenze, con tanti pregi e moltissimi difetti, agita una piccola fronda contro Letta e il suo governo. Letta, che credo sia più interessato a restare a Palazzo Chigi, diciamo, e a completare il suo lavoro piuttosto che infilarsi nel massacro della palude delle guerre del Partito Democratico. Detto questo, si dovesse arrivare a uno scenario di questo tipo, lo scontro Letta-Renzi diventa molto interessante e si segnala che a destra non c'è altrettanta, diciamo, ricchezza d'offerta. Da un lato sono entrambi giovani, anche se Letta è un po' più adulto di Renzi. Renzi rappresenta l'ipotesi, diciamo, del rinnovamento generazionale, cioè questa idea della rottamazione, che funziona fino a un certo punto, cioè funziona nella battaglia interna, poi ci dovrà anche spiegare, farsi spiegare come si governa un paese. Per adesso parla molto in stile Twitter e preoccupa i suoi osservatori, anche quelli più simpatizzanti. Anche se appunto poi il 30 parlerà addirittura a due feste democratiche, vedremo se sarà una, come dire, una retorica a genere Twitter sì, però o no. Ogni tanto facciamo un po' tanto noi sui giornali, sì, con i sondaggi, e poi la realtà sempre in qualche modo si impone. Il tema vero che hanno loro oggi, il Partito Democratico, i suoi antecedenti, storicamente non hanno mai vinto un'elezione se non in larga coalizione. Anche quando l'hanno persa per un soffio, come questa volta qui, erano comunque in coalizione. Lì non è chiaro cosa vogliano fare Renzi e Letta, ad esempio, che è il tema principale. Quali siano le alleanze? Perché Renzi sarà molto popolare, ma se si dovesse fare un gruppo di estrema sinistra, di sinistra, che si riorganizza, magari fa la Boldrini candidato premier, che in questo momento potrebbe
pure funzionare. Emilia Pacca non è mica così plausibile. Ascoltavo. No, beh, certo, c'è l'area grillina, ci potrebbe essere un'area di sinistra che si rimette di nuovo tutta insieme con, diciamo, Vendola, Rifondazione, comunisti, se vengono esclusi da Renzi, come sembra, no? Non è mica così. Vendola fa degli apprezzamenti per Renzi ultimamente. Sì, può essere di sì, può essere di no, ma lui ha sempre dato forza. Tutto possibile della sfida. Una cosa buona, secondo me, che quello che dici tu, Letta non ha una vocazione. Quello che dico io rende molto più aperta la partita col centrodestra, nel senso che Renzi non è così determinante. Però apre un'ipotesi. Sia Letta che Renzi hanno una cosa in più che gli altri non avevano, che la vocazione maggioritaria per il PD, che è un elemento a mio avviso determinante. PD non ha mai avuto il coraggio di averla, tranne che con Veltroni, se non ricordo male, ma su questo Mario è più ferrato di me. Si ritorna, però c'è un problema di alleanze anche per il PDL, perché come sarebbe il rapporto con la Lega, Salvatore Merlo? No, ma stiamo andando un po' troppo, oltre. No, non è un po' troppo in là, tra 15 giorni bisogna fare le liste, ragazzi, non è troppo in là. Nello schema Bekis non è in là, siamo quasi in ritardo perfino con gli scenari. No, la Lega da sola non entra in Parlamento se non si mette in coalizione, quindi il tema non c'è. Anche o decidi allora, di stare fuori dal Parlamento. Abbiamo pochissimi minuti ancora e almeno un giro così di opinioni sulla figura di Daniela Santanchè, a cominciare da Garimberti, perché in effetti ha fatto tanto scalpore questa specie di lista di buoni e cattivi che ha fatto in un'intervista ieri a Repubblica. Daniela Santanchè è una figura che divide molto il partito, ma lei che progetti ha, secondo te? Ma intanto sta giocando la sua partita, la sta giocando nel migliore dei modi. Ma che partita è? Che vuole fare? Beh, ovviamente avere una ribalta e entrare, diciamo così, sedere alla destra del padre, del PDL, diciamo così, di Forza Italia. In parte ci sta riuscendo, in parte meno. Il mondo berlusconiano è molto molto difficile da interpretare e da comprendere. Alla fine in realtà governa uno solo ed è lui, a mio avviso. Sì, però qui è in gioco Salvatore... Detto ciò, la sua partita la sta giocando con, diciamo così, con sorprendente astuzia e bravura. Ma secondo te, Salvatore Merlo, queste cose, sono anche questi movimenti della Santanchè, sono il segno che qualcosa si muove anche in vista di una dissoluzione di giochi futuri, o invece riguarda solo l'immediato? No, è il suo personaggio. Cioè, Daniela Santanchè è una donna libera che si muove con libertà all'interno di un mondo in cui la libertà spesso manca, o comunque spesso gli stessi membri della Corte si autocensurano. Lei non si autocensura? No, lei non si autocensura, dice quello che pensa, funziona molto bene, funziona in televisione, funziona in queste interviste, ha un suo gradimento e persino... Ha un gradimento di Berlusconi? È molto vicina effettivamente a Berlusconi? È molto vicina a Berlusconi, non c'è dubbio. Emilia Patta, proprio in due secondi? Questi sono i giorni della Santanchè, insomma. No? Se si vuole lanciare questo messaggio al PD, siamo in guerra, la Santanchè va benissimo, si usa. Bekis? Sì, non ne farei una questione di libertà, è facile essere liberi quando si dice quello che vuol sentire il capo. Il problema degli altri è che magari dissentono e non sono bravi a dirglielo o a dirlo pubblicamente, lo dicono in privato e poi dopo c'è sempre no, ma Berlusconi e soprattutto e tutti. Per questo non c'è un'altra ipotesi di leadership nel PDL, non c'è nessuno che sia in grado di essere un leader. Quindi una volta che non c'è più Berlusconi, Marina non sappiamo nulla, lasciamolo fuori, Marina non Berlusconi. È nel PDL innanzitutto. Però, ah già, dovrebbe iscriversi. Dentro, no, ma non c'è, quindi da fuori può venire chiunque. Ma il giorno che non c'è più Berlusconi, non c'è nemmeno la Santa morte, bisognerà inventarsene un'altra. Allora chiedo scusa a Mario Lavia, ti risparmio sulla Santanchè. Ti risparmio sulla Santanchè. Omnibus finisce qui, ci vediamo domani mattina. Buona giornata a tutti e grazie agli ospiti.